Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di League of Legends. Questo è il tentativo, credo, 1.700.000, una roba del genere. Qui provo a registrare una partita con Elise. L'ho presa un giorno fa, più o meno, e ho fatto diverse partite, ma... Oh mio Dio, sono contro due in top, non ci posso credere. Allora, davvero, ragazzi... ho fatto diverse partite con Elise, ho provato a registrarle tutte. E la prima, sono andate tutte benissimo, è un personaggio molto potente e tutto, ma mai una volta che mi sono trovato contro un altro solo top. Cioè, io tutte le volte che sono andato in top sono sempre stato contro uno, perché poi gli altri avevano un jungler. Quando uso Elise mi trovo sempre... davvero sempre due in top. In questo caso saranno Jayce e Zed, oltretutto due assurdi, fanno dei danni enormi, soprattutto Zed con la final, cioè... Che palle! Ma posso trovarmi in una lane uno contro uno una volta? Non lo so. Mamma mia, vabbè, speriamo che non ci sia il problema degli altri che ho riscontrato negli altri video, cioè che dopo un po' comincia a laggare, tipo registro 6 o 7 minuti, poi comincia a laggare. Vabbè, Elise comunque è un personaggio davvero molto molto potente. Avrei voluto farvi vedere le prime partite che ho fatto con lei, in particolare la prima, perché sarebbe stato bello. Non avevo mai giocato con Elise, farvi vedere la prima sarebbe stato bello, però a quanto pare il mio computer non me l'ha permesso. Comunque, ho cominciato un po' a scoprirla meglio. Un personaggio molto molto complicato. Se devo dire la tutta, è davvero complicato. Vedremo un po' come va qui. La cosa bella di Elise, che vi sottolineo subito, è che ha la R già a livello 1, quindi ha già la ultimate pronta, e le permette di trasformarsi dalla forma umana alla forma di ragno, e acquisendo nuove abilità e nuove caratteristiche. Ad esempio, la velocità aumenta, anche la corazza e la magic resistance mi sembrano aumentino, e, e niente. E adesso vi spiegherò nel dettaglio un po' come funzionano le sue abilità. Può essere utilizzata anche in jungle, quindi in realtà in questa partita sarei voluto andare in jungle, però hanno preso il mid, poi hanno preso la jungle, allora ho detto vabbè, vado in top, perché in top l'ho già usata 3 o 4 volte, volevo provarla una volta in jungle, però a quanto pare abbiamo già un jungler noi. Non ce l'hanno loro, mi spiego perché. Mamma mia, comunque, non ho ancora parlato della composizione della squadra. Noi avremo Thresh, Ezreal in bot, Morgana mid, Xin Zhao jungle, Elise top. Loro avranno Jayce, Zed in top, Thresh e Alistar. Ok, sì, Thresh e Alistar bot, due support in bot, va bene, e Veigar in mid. Ah no, beh, potrebbero andare o Jayce o Zed in bot tecnicamente. Tipo Jayce e Thresh bot. E mischiarsi un po' così, comunque non lo so, vedremo un po'. Parto con la bottiglietta, un sideward e una pozione. Si può anche prendere in realtà una pozione di mana, perché dopo vedrete quanto spende di mana questo personaggio. Comunque, più o meno una combo di tre abilità e non abbiamo già più mana, vi dico solo questo. E vabbè, partiamo con la R. Come potete vedere, adesso sono nella forma umana. Premendo R senza pagare mana, potrò trasformarmi nella forma di ragno e stare così quanto voglio, e ripremere e ritrasformarmi nella forma umana. Ok, adesso magari, aspettate, mi metto qui perché probabilmente dovremo aiutare Xin Zhao. Vuole anche un hard pull, quindi va bene. Partiamo dalla Q. La Q è un'abilità target che toglie un danno base, che in questo caso è di 40 a livello 1, più la cosa bella, il 9% della vita che ha in quel momento l'avversario. Quindi più vita ha l'avversario, più togliamo. La W è uno skillshot, è un'abilità bellissima, lancerà un ragno che inseguirà il primo nemico che incontra e esploderà causando dei danni ad area. La E sarà uno skillshot, lancerà una ragnatela e stunnerà e rivelerà il primo nemico colpito per 1,5 secondi, quindi un'ottima abilità. La R ci trasformerà nella modalità ragno e a questo punto avremo a disposizione una Q molto potente. Toglierà un po' di più della Q in modalità umana, ma soprattutto la cosa bella è che toglierà non il 9% della vita che ha l'avversario, ma il 9% della vita che manca all'avversario. Quindi un'abilità fantastica. Noi dovremmo prima fare le nostre abilità in modalità umana
E poi per fare più danni perché hanno più vita, e poi avendogli tolto già della vita, utilizzare le sue abilità in modalità ragno, che toglieranno vita in base alla vita che manca all'avversario, quindi toglieremo di più. La W aumenterà la nostra velocità di attacco per 3 secondi, e in questi 3 secondi i danni che... Wow, grandi! I danni che faremo... Ah, ok, comunque sì, si sono scambiati. I danni che faremo, cioè gli attacchi che faremo, ci cureranno anche per una piccola parte. Ok. Wow, ottimo! Double kill! Wow, abbiamo un grande Ezreal, meno male, fa sempre bene. Ok, una cosa che mi sono dimenticato di dire è che in modalità umana le nostre abilità costano un'enormità di mana. Cioè, in modalità, sì, in modalità umana le nostre mosse costano un'enormità di mana. In modalità ragno, però, le nostre abilità non costano mana. Quindi, per farmare, ad esempio, è sempre meglio utilizzare la forma umana perché è decisamente più. Cioè, la forma di ragno perché è decisamente meno costosa e si può farmare bene anche con questa. Ok, adesso passiamo all'ultima abilità, la E in modalità ragno. È una mossa che ha una range altissimo e permetterà al nostro bel ragnone di saltare verso l'alto e di calarsi dopo 2 secondi sul nemico su cui clicchiamo noi. Quindi un'abilità ottima. Ok, il grab del coso è andato lì, di aia. Di trash è andato. Cerchiamo di farmare. Mi sono messo in modalità umana perché cercavo di fare un po'. Ok, i miei danni, va bene. All'inizio non toglie tantissimo, però più tardi sì, dovrebbe togliere davvero tanto. E ok, arriva il nostro jungler. Vediamo se. Forse abbiamo. No, ok, ha usato il. Va bene, ha usato il Ghost Trash, quindi va comunque bene. E li ha spaventati un po'. Cerchiamo di prendere questo, ok. Va bene. Ci ha dato un momento magari di pace, va bene quello. Ok, via, 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 via. Ha mancato. Credo abbia grabbato tipo un nostro ragnettino. Perché quando diventiamo in forma di ragno, creiamo dei ragnettini, quindi. È possibile grabbare anche quelli con Thresh, quindi è anche un'ottima abilità per noi. Un'ottima caratteristica, ecco, per counterare questa capacità di Thresh di grabbare i nemici. È il primo nemico che incontra con la Q. Ok. Cerchiamo comunque di. Vediamo un po' la partenza che hanno fatto loro. Ah, ok, lui Zed con stivaletti e 3 pozioni. Ok, Thresh, corazza e. Cosa avrà preso? Pozioni e uno ward, credo. Ok, ci ha mancato. Ha preso un coso. Va bene, comunque non credo che sarebbero venuti fin qui perché sono un livello più avanti di loro. Comunque, quando Zed avrà la final, sì, allora potranno entrare perché in quel momento potranno uccidermi quando vogliono. Però, per ora, direi che possiamo. Solamente giocare difensivo e quindi giochiamo difensivo. Ok, cerchiamo magari anche di stare dietro i nostri ragnetti che non si notano, ma in realtà a parte fare un bel po' di danno. Adesso non tantissimo, ma dopo vi assicuro che raggiungeranno un attack damage molto alto. E soprattutto, come vi ho detto, possono deviare il. No, possono deviare il grab di Thresh e magari salvarci la vita. Quindi cerchiamo di sfruttare anche questa opzione. Ok. Aia. Ecco, come vedete ha grabbato un nostro ragnettino e. Aia, aia. No, niente. Aia. Qui sarà una lane abbastanza pallosa. Loro che hanno dei danni molto alti, hanno il grab, quindi devo anche stare in difesa. Hanno la final di Zed, che è quanto più OP ci sia a questo mondo. Hanno tutto quello che vogliono. Vabbè, cerchiamo comunque di fare i nostri danni. Ce la possiamo fare, facciamo degli ottimi danni. Curiamoci un po' con la W che ci aumenta la velocità di attacco. E va bene. Quando possiamo la lanciamo qualche W lì dietro, sia per pushare magari un po' la lane, sia per fare dei danni. Guardate Zed quanta vita ha perso. Siamo davvero molto molto potenti.
direi che questa è una kill per noi. No. Ok, in questo caso sì. Ok, ok, è stata brava. L'ha preso, si sarebbe salvato con i due di vita più o meno, quindi è stata brava, ha messo la W sotto. È stata brava, va bene, abbiamo almeno mandato via coso. A questo punto direi di utilizzare un... Wow, 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 sì, sì, ci può far benissimo. Brava, bravissima, bravissima, bravissima. Ok, va bene così, abbiamo un momento per respirare, quindi cerchiamo di magari anche pushare un po' la lane. Naturalmente i nostri ragnettini attaccheranno sia i minion che le torri, quindi sono anche ottimi per questo. Adesso segniamo il Mia, cioè che i nemici non ci sono in lane, e prendiamo i nostri stivaletti, e l'oggetto che andremo a costruire per primo è questa maschera qui, quindi prendiamo... possiamo prenderli tutti e due? No, non possiamo, però direi di andare prima per un po' di vita, sì. Direi che andare per un po' di vita forse è meglio in questo caso. E anche per un po' di corazza, magari. Ok. Questo qui si è salvato con due di vita. Se fossi Karthus in questo momento mi divertirei. Ma va bene. Ok. Dirigiamoci verso il top più velocemente possibile, perché in due possono fare la torre in 3 secondi. Quindi siamo anche... Vabbè, siamo un livello più avanti di Thresh e due in più di cosa, quindi va comunque abbastanza bene. Guardate i danni che abbiamo fatto in poco tempo a tutti e due. Guardate, davvero, i danni di Eliza sono davvero assurdi. Ci lasciano fare una mini combo ed è già... Aia, aia. Lol, lol. Ok, va bene. Mi ha ucciso la final di Zed. Lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Però mi sono girato prima e ho fatto Zed. E la tipa... Ah, ok. È arrivato. E qui è dura. È dura per Morgana. Ho capito perché viene in top. Una P-mid come Morgana contro un Veigar. La vedo dura per lei. La vedo davvero dura per lei. Va bene, comunque abbiamo l'opportunità, credo, di prendere fra poco il nostro oggetto per l'ability power. Amplifying Tome, si aspettiamo. Potrebbero farci la torre in questo periodo di tempo, però ci mancano solo 10 secondi, quindi direi di aspettare questi... Ok, 2, 1... Ok, andiamo. Trasformiamoci in modalità ragno, andiamo un po' più veloci. E ok, dirigiamoci verso la lane dove potrebbe... crollare la torre, sì, credo. Ah no, beh, stanno arrivando i nostri minion. Dipende, magari rimane lì. Ok, è arrivato anche Zed. Direi che crolla. Crolla, crolla. Va bene, abbiamo perso il top e non si è riusciti a fare un ottimo lavoro. Comunque vabbè, abbiamo fatto una kill, una morte, però un assist. Il farm non sta andando bene e non abbiamo subito gank da parte del nostro jungler. Anzi, è venuta molto di più Morgana qui, però... Aia, aia. Ok. Non ci posso credere. Non ci posso credere! Non ci posso credere, ragazzi. Non posso. Ok, è morto, vaffanculo. Dovuto utilizzare l'Ignite, ma quello me lo volevo portare a casa. Non ho capito perché ho utilizzato la R, cioè la E della nostra trasformazione da ragno. Ho premuto per calarmi sopra, non si è calato. Prima è funzionato, adesso no, non so perché. Forse era appena uscito dal raggio, non ne ho idea, va bene. Comunque abbiamo usato l'Ignite per fare una kill, direi che va comunque bene. Abbiamo fatto 2 uccisioni. Abbiamo perso, credo, il tipo Xin Zhao, però... abbiamo comunque fatto una double kill, quindi è andata bene. I nostri compagni hanno fatto la torre in mid, quindi va bene. E adesso direi che possiamo anche magari tornare, tanto... ecco, infatti, è subito lì. Siamo quasi 2 livelli sopra loro. E ok, adesso andiamo per questo oggetto che è molto utile. Andremo alla formazione di quest'altro oggetto, ancora più utile. E vedrete dopo, si spera. E direi anche di prendere un Sight Ward, perché è vero che non hanno il jungler, però visto che fanno abbastanza roaming,
e potrebbero girare, hanno personaggi che possono farlo, anche Jace è abbastanza veloce, quindi ok, segniamo il Mia 2 volte, così sono contenti. E cerchiamo di raggiungere il livello 9, visto che ci manca così poco. Può farlo? No, in due no. Sì, può farlo da solo, ma in due no. Oh! Fatelo, 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 fatelo! Maledizione, salvato con 2 di vita. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ah, però si è salvata Morgana, dai, va bene. Se vai così. Infatti. Quando bisogna fare un gank, un consiglio, non entrate così sul nemico, se no è chiaro che lui capisce. Non ci sono altri motivi, se non il fatto che sta arrivando il vostro jungler, cioè il loro jungler, e quindi il nemico vi si lancia addosso. Non dovete far vedere che sta arrivando il nemico, cioè il vostro amico, il vostro jungler. Ok. Boh, io la mia l'avevo segnata, a parte 2 volte, ma l'avevo proprio segnata diverse volte. Ah, quello è rimasto lì. Va bene. Direi che quello è morto. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Sapete quando uno non può crederci? Ecco, sì. Posso neanche calarmi perché va bene, se n'è andato. Non ci posso credere, tipo con 30 di vita si sarà salvato. Va bene, segniamo il Mia. Io sono abbastanza sfigato, se devo dirla tutta, in questo gioco molte volte. Anche con Fizz finisce magari l'effetto del veleno quando hanno 1 di vita. Una volta mi si è salvato uno con 2 di vita, davvero mi sono incazzato. Vabbè, comunque cerchiamo di fare più danni alla torre possibile. I nostri compagni stanno crepando uno dopo l'altro. Veigar ha 2 uccisioni, quindi pessimo, perché Veigar ha bisogno di poco per essere fidato. E quando vedi un Veigar che raggiunge 1000 di ability power, ti caghi piuttosto in mano. Comunque cerchiamo di fare più danni alla torre possibile. Non saremo magari in grado di distruggerla, no, non credo. Anche perché adesso arriveranno i nemici. Però va bene, direi che adesso possiamo tornare. Il momento è maturo per ritornare un attimino indietro. Magari andiamo a dare una mano ai nostri amici. Ah, ok, no, beh. Sì, hanno bisogno di una mano assolutamente. No, Ezreal, che sei un pazzo, Ezreal. Ah, il blu, Ezreal. Chi ha ucciso? Trash. Ok, siamo andati in top, però a quanto pare. Vabbè, allora andiamo a proteggere un po' il mid, visto che siamo qui. Prendiamo anche un po' di farm. Ok, Zed si sta muovendo verso di noi, vediamo un po' com'è messo. Sì, ha un po' di roba, ma non dovrebbe essere pericoloso. Comunque il nostro ragno ci dà anche. Ah, ok, ha già usato la sua W, quindi per ora, per un po' non ce l'avrà più. Ok, quindi guardate la nostra Q quanto gli ha fatto quando con full vita, quando toglie di più. Davvero potente. Ok. Raggiungiamo il livello 3 della nostra final e aumenta le statistiche dei nostri ragnettini e la potenza dei nostri ragnettini. Quindi, guardate, 2Q e ha già metà vita. Wow, schivata alla pro gamer. Olè, schivata davvero alla pro gamer. La nostra W, come detto, ci permette di essere. Wow. No, 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 via da lì. Per fortuna ha mancato il suo coso. Comunque, ci permette di essere. Cioè, ci permette di schivare qualsiasi attacco. Possiamo morire, però ci permette di schivare qualsiasi attacco. E l'abbiamo utilizzata per, non so se avete visto, per schivare l'attacco di la Q di Thresh. Segniamo un po' lì di stare attenti perché probabilmente si stanno muovendo tutti lì. A meno che non siano al drago, può darsi. Però questa Morgana non ha neanche mana. Strano che non abbiano approfittato il momento. Ah, eccoli, eccoli, infatti. Probabilmente o hanno fatto già il drago. Boh, non abbiamo neanche ward lì, purtroppo è una cosa che io odio, se non lo sapete, quindi va bene. Ok, andiamo un po' in bot. Quello lì ha utilizzato il ghost. Sì, se no non si muoverebbe così velocemente. È un pazzo.
Non ha neanche la final, è un pazzo, è un pazzo. Poi io ho fatto quello che potevo. Se avessimo un team che ha il mano, tutte robe del genere, andrei dentro, ma hanno poca vita loro, però. Vedete, ma non si può fare, non si può fare. Morgana non ha mana, come fa? Ok, abbiamo fatto dei danni enormi, però. Hanno trash qui dietro. Dove sta andando? Se lo pigliamo questo, facciamo un male. Ok, sta continuando di qua. Va bene, quindi magari adesso ripiegherà più indietro. Ah, ok, l'ha beccato quello. Ok, ottimo. Credo che abbiano. No, non hanno il rosso, va bene. Allora direi di prendergli le cose, va bene. Prendiamogli le streghe. Ok. LOL. Madonna, abbiamo un. Aia, aia. Aia, madò. Come fa? Guardate, ha 246 di AP. Quante uccisioni ha? 6. Cazzo, cazzo. Ha fidato un pochettino proprio, eh. Proprio un pochettino. Vabbè, vendiamo la nostra armatura, abbiamo bisogno di soldi. Ok, abbiamo completato la nostra maschera. È un oggetto davvero molto potente per questo personaggio. And e adesso andremo per vita e... al tempo stesso andremo per anche la P, ecco, non mi veniva in mente. Ok, con questo oggetto abbiamo degli orribili engage. Per fortuna abbiamo questo qui che è davvero molto forte. Però questa Morgana, cazzo, ho capito perché davvero era sempre in top. In mid si è fatta, credo, piuttosto unerare. L'hanno massacrata, mi sa, in mid. Andiamo a dare una mano ai nostri amici. Adesso la nostra W non è ancora al massimo della potenza, è solo a livello 3, quindi ne fa di danni davvero, ma non tantissimi. Dopo probabilmente vedrete che cosa riesce a fare. Non siamo in un vantaggio stratosferico, anzi, siamo solo 15-3 e quindi... niente, quindi assolutamente nulla. Speravo magari in un surrender o cose del genere, invece. Ok, utilizziamo la W lì. È partito. Che... ah, cazzo, è qui. Ah, abbiamo preso noi con l'auto-attack. Va bene. Scusate, ma... ne avevo bisogno, ne avevo... davvero, quella lì mi scrive nice kill steal, però davvero non l'ho fatto apposta, neanche voi, anche voi avete visto. Proprio ho cliccato sopra quel destro, neanche un'abilità utilizzata. Boom, ok, adesso si comincia a togliere davvero tanto. Credo che quello sia morto. Muore? No, si salva con 11 di vita, 19, non lo so. Comunque ve l'ho detto davvero, ragazzi, non riesco a uccidere uno quasi sempre con due di vita. Rimane con due di vita, non riesco a killarlo. Non lo so, è una malattia. Trash che dice non ci sono kill stealer, va bene, meglio così. Ok, un ottimo jungler il nostro personaggio, perché riesce a permette ai nostri ragnettini di tankerare le creature della jungle. Poi ha un ottimo lifesteal con la Q, cioè con la W, e la Q fa degli alti danni, quindi va bene. Abbiamo preso il coso quasi da soli, non abbiamo neanche avuto bisogno in realtà. Wow! Aia. Aia. Madonna, quanto dura quello stun di merda. Perché non è neanche tantissimo mana. Ragazzi, non ingaggiate alla cazzo di cane, ma... ma perché? La mia domanda è perché? Ok, i danni che ho fatto a cosa? Non lo so, perché si trovano tutti lì? Non li abbiamo visti qui i nemici? Torna qua, tipo... ah no, va bene, sta facendo bene. Andiamocene.
Stanno arrivando anche di qua, credo. Va bene, cominciamo con il prendere un po' di AP. Stiamo facendo 4-2, quindi abbastanza schifo. Mamma mia, questo Ezreal è stato fiddato, credo, un casino. 10-0 sta facendo, sì, è stato fiddato tanto. Sta scappando, ha fatto una kill. Che qui ha sbagliato, infatti. Vabbè. Sì, è scappato quasi definitivamente. A meno che non abbiano una. Oh! Che sfiga. Guardate! Perché non è partita l'abilità? Non lo so, ragazzi, non lo so! Mi fa venire nervoso questo gioco. Anzi, questo personaggio è una bestia, davvero. Non lo so, non lo so. Quello con 2 di vita, se fosse partita a W, sarebbe morto a causa della nostra maschera, del nostro oggetto lì. E non è partito. Vabbè, lui ci ha spedito indietro. Com'è giusto che faccia, perché l'avrei fatto anch'io. Però, non ho capito perché l'abilità proprio non è partita. Vabbè. La cosa bella di questo personaggio è che in forma umana così può fare un poke assurdo. Guardate, guardate già quanti danni abbiamo fatto con la W. Ha un cooldown piuttosto alto, in realtà. Però. Attenti, attenti. Sta arrivando quello che fa male. Sta arrivando, è lì. Sta arrivando. Ah no, cazzo, sono qui in mezzo io. Ok, stavolta l'abbiamo unerato, l'abbiamo davvero unerato quello. Ok, ora ce ne andiamo perché ci hanno ignaiato. Comunque, abbiamo fatto un coso. Un davvero figo. Mamma mia! Mamma mia! Questo è sicuro? Sì, certo. E va bene. In poche parole vi spiego quello che è successo se non avete visto. È arrivato Zed qui, non me ne ero neanche accorto. Veigar mi ha messo lo stun. Per non prenderlo, sono saltato in aria con lei in modalità ragno. Abbiamo permesso a Thresh di fare la sua Q qui dentro. Quando siamo scesi con la W e la Q in modalità ragno, abbiamo ucciso l'altro. Quindi, ottimo. E non siamo neanche morti. Ci hanno fatto l'Ignite. Non so se 2 o 1. Però, ce l'ha anche Veigar l'Ignite. Sì, ce l'hanno sia Zed. Credo di averne subiti 2. Comunque, anche uno ha fatto dei grandi danni. E quindi va bene. Sì, direi che a questo punto la partita si sta volgendo per il meglio per noi. A parte questo. Ah, ma gli scarponcini Boots of Mobility. Fantastico, mai visto. Wow. Davvero? Era necessario uno World League? Vieni qui, vieni qui. Vieni qui. Oh, adesso è morto. È morto. Vabbè, almeno ha utilizzato la final quello. Oh, cazzo. Ci è mancato. Olè. Vaffanculo. Ok, a questo punto direi davvero di correre. Ok, niente. Abbiamo fatto un brutto engage anche noi, però abbiamo preso una kill, va bene, dai. Non volevo lasciarlo scappare quello perché davvero si sarebbe salvato. Thresh non sarebbe riuscito a entrare in battaglia. Vabbè, stava arrivando Ezreal, però sarebbe morto Ezreal. Erano in 4, tipo qui, quindi. Va bene, ci siamo sacrificati per fare una kill su Zed. Va bene. Va bene, dai. Non sto giocando benissimo, però purtroppo mi sono trovato 2 in lane piuttosto tosti. Thresh è una palla pazzesca, Zed ancora di più. E purtroppo non è andata per il verso giusto. Mi piacerebbe provare una volta cosa significa fare il solo top con questo personaggio. Visto che è bannato sempre, in ogni partita è bannato questo personaggio per i suoi grandi danni e per le sue qualità contro gli altri solo top. E a quanto pare però non avremo questa occasione perché, vabbè, Ezreal qui ha fatto una cazzata. Adesso se lo slowano o qualsiasi altra cosa è morto. Niente, vabbè. Hai combattuto bene, però sei un coglione. Va bene. Non l'ho preso? Ah, sì, l'ho preso. Ok. Ne ho parlato.
guardate il poke assurdo che riesce a fare sto personaggio. Sì, avremo bisogno di Ward, tipo. Ok, i danni che abbiamo fatto a quel poveretto sono stati una cosa quasi illegale. Ok, questa volta ci siamo calati correttamente, quindi abbiamo fatto anche una bella kill. Stuniamolo. Morto. Va bene, sì, stavolta ci siamo giocati davvero molto bene. Il nostro personaggio è un personaggio che non è adattissimo per il battle team. È adatto all'inizio per la... Voglio andare a me? No, 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 io ce l'ho già. L'ho appena preso, credo, da Veigar. E... ah no, a Zed, sì, è vero. E... non è adattissimo per il battle team. Però... può dare inizio a delle battle team abbastanza bene, grazie alle sue abilità. E... Wow, abbiamo colpito due. Aia, ho sbagliato. Ho colpito quello sbagliato. Ragazzi, aiutatemi. Non voglio fare nessuna kill, però voglio dargli una mano. Ah, ok, ok, va bene, dai. Ah, ok, sì, stava scappando. Sarebbe potuto anche tornare indietro e ucciderla. Quindi abbiamo fatto bene. Infatti c'è scritto good job. Se Jace lì si fosse girato, forse lo stava anche facendo. Sarebbe potuto... sarebbe stato in grado di uccidere il nostro compagno. Quindi abbiamo fatto un anche un buon lavoro. Ok, credevo che la W là colpisse il tipo. Jace invece ha preso dietro Veigar. Vabbè, gli abbiamo comunque fatto un po' di danni. E va bene, è andata per il verso giusto. Ho sbagliato, però è andata comunque bene. Bam, bam, bam. Madonna, che danni! Va per la final, non sa più cosa fare. Guardate, anche questo si salva. Allora non è la mia unica malattia. Cioè, non sono solo io ad avere questa malattia. Amico, resisti! Corri, corri! Non ci puoi arrivare, non se ci sono io dietro. Che ti stoppo. Corri, tipo, non fermarti lì! È un pazzo, se lo piglia! Se... oh, mamma mia. Via, via da lì, via da lì, via da lì! Via da lì! C'ho lo stunner per eccellenza. Bisogna di calarmi su qualcuno. Però sono in un raggio troppo corto. Quasi quasi faccio il rosso. Sì, dai, vai. Non dovrebbero ingaggiare lì. Infatti non so perché lo stiano facendo. Però va bene. Oh oh. Credo ci fosse anche tutto il resto della squadra lì dietro. Invece no. Forse sono morti. Ah no, è morto solo Veigar. Chi c'è lì? Chi c'è lì? Utilizza la W. Utilizza la W. Ok. Ok. È morto, è morto. Chi ci pensa a uccidere quello? Uccidiamo noi? Beh. Abbiamo mai parlato dei danni di Ryze quando uno ha poca vita? La sua Q davvero vi uccide con un colpo. Adesso toglie il 16% della vita che mi manca. Più 260. Se avete meno di metà vita vi one shot a sta mossa. Davvero fortissimo. Guardate il poke. Bam. Adesso è abbastanza tankoso quello. Però fa comunque degli ottimi danni. E abbiamo 1000 in più di vita di Veigar. Qui va solo per l'ability power, perché è Veigar però. Boom. Guardate, possiamo farmare i minion dietro soltanto con una W. Che è quasi impossibile da mancare perché segue da solo i nemici. Stugniamo quello e rallentiamolo. Ok, abbiamo preso. Prendilo, ok. Rimasto con due di vita, ragazzi. Non può fare niente se rimane con due di vita. Hai parlato dei danni di Elise quando una poca vita, quando una tanta vita? Quando sei in forma umana non puoi, È qui. Hai parlato dei danni che fa un Elise quando uno ha poca vita? Ok, siamo in godlike. Come vedete ci siamo... quando non c'è la battle team, ma ci sono queste battaglie... non sono in uno contro uno, però sono in... boom. Olè. Ace! LOL.
Benissimo, quando ci sono queste battaglie non in battle team, ma battaglie proprio. Ok, questo è morto se sta qui. Sì, infatti. Ok. Aia. Ok, andiamocene, abbiamo fatto dei danni enormi. Forse muore. Sì. LOL. Cioè, si è anche cavata bene lì. Ok, ottimo. Abbiamo guadagnato un casino di soldi. Quindi, davvero ottimo. Abbiamo fatto quante kill in quella specie di battaglia? Non lo so, vabbè, tantissime. Non so per cosa andare. Vorrei andare per Rabadone. Però non mi serve neanche tantissimo. No, infatti, andiamo per Lasonias. E direi che va più che bene. Ok. Perché ci permette di entrare nella battle team e quando clicchiamo diventiamo immortali per 2,5 secondi. Quindi possiamo fare i nostri danni enormi, metterci in quella modalità di stasi, dare inizio alla battaglia, non subire alcun danno e intanto ricaricare le nostre abilità che hanno un cooldown piuttosto alto. Infatti è per questo che ha la possibilità di trasformarsi per poter usufruire di 6 abilità invece che 3 come tutti. Un po' come la Nidalee del... Come la Nidalee in modalità ragno, ecco. Solo che Nidalee parte con non parte con la Q già, cioè con la R già pronta, ma la sblocca a livello 6. Tipo non puoi, tipo non puoi. Se hai tanta vita ti uccido, se hai poca vita ti uccido, non hai altri mezzi. Credi di essere figo? Sì. Non sei come me, però sei abbastanza figo. Lì ho sbagliato, avrei dovuto utilizzare la Zhonyas quando ho visto la sua final partire. Final di Veigar, avete visto, toglie tutta la vita agli AP perché toglie in base al suo AP, che è l'AP più alto di qualsiasi altro personaggio del gioco, e in base all'AP del nemico che riceve il colpo. Quindi se si trova contro una D non toglie un cazzo, ma se si trova contro una P come noi, che abbiamo già 361, ci massacra. Per questo che Veigar fa paura in mid. In realtà non è difficile counterarlo, Basta pigliare Fizz, ad esempio, vi divertite un mondo, ve lo assicuro, ho già provato diverse volte, divertite come dei pazzi. Lui fa lo stun, fa la sua final, così voi saltate, gli arrivate addosso W ed è già morto. Con Elise non lo so, è possibile schivare la sua final con lei in modalità ragno, cioè saltando in alto. Però guardate il nostro mini esercito, hanno 76 di attack damage, sono 5. Quindi hanno più attack damage di un carry, quindi. Ok, sì, questa partita è completamente. Sì, è completamente dalla nostro vantaggio. Guardate, i nostri ragnettini fanno la torre più velocemente che noi. LOL, si è flashato dalla base. LOL. Tipo, guardate quanto gli tolgo. Bam! Madò! Quanti danni che fa sto personaggio. Sì, sarei potuto andare lì a ucciderlo, però ho preferito utilizzare lo Zhonyas così per utilizzarlo. Comunque, è stata una bella partita. L'ho anche registrata tutta, meno male. Comunque. E partita piuttosto male perché in lane, avete visto, avevamo una situazione piuttosto brutta. Poi abbiamo fatto qualche kill, siamo morti, abbiamo fatto qualche kill, siamo morti e abbiamo dato il meglio di noi adesso nel late game con dei danni assurdi. E la cosa bella è, come vi ho detto, che quando ci sono queste piccole schermaglie, Elise è quasi imbattibile. È un po' come, non lo so. Allora, no, Fizz nel battle team fa tanti danni perché lui si lancia sul carry, lo massacra in 2 secondi, ha la E che ha ad area, la R che ha ad area. Invece Elise non è proprio così, è come un ragno, cioè studia l'ambiente, poi attacca, ma non è che entra e attacca. Invece naturalmente Fizz è una specie di pesce squalo, una roba del genere, quindi naturalmente lo squalo non ha mezze strategie. Squalo entra dentro, cioè, se ci sei ti mangia, se non ci sei non ti mangia. E un po' questa è la strategia di Elise, cioè studiare un po' il campo, mettersi lì, stunnare, fare tanto poke con la W in modalità umana, avete visto, fa dei danni assurdi ed è quasi impossibile mancare uno. E in più,
Uno per scappare di solito si porta dietro la sua squadra e quando esplode magari fai anche il danno a 5 giocatori. E vi assicuro che una volta, in un video, il video forse prima di questo, a forza di fare così, ad un certo punto ho ucciso una Vayne, era della loro squadra, l'ho uccisa senza neanche accorgermene, lanciavo delle W continuamente, si vede che lei se le prese tutte e tipo dopo 3 W è morta. E non hanno preso neanche gli assist i miei compagni perché non potevo neanche sospettarlo, non vedevo neanche i danni che facevo, li lanciavo, poi andava nel buio così e esplodeva e faceva i suoi danni. E poi ho fatto la kill. Quindi come abilità di poke è una delle più potenti. Credo che al pari ci sia qua. No, non è proprio al pari. Al piano appena di sotto credo ci sia la Q di Twisted Fate. Quindi per darvi un po' un'idea della grande utilità di questa abilità e va bene. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace, di condividere, di commentare e soprattutto ricordatevi di iscrivervi al mio canale e soprattutto ricordatevi di prendervi Elise, no scherzo, non lo so se vi è piaciuto un po' il suo stile di gioco, vabbè, il mio stile di gioco in questo caso perché non sono un esperto su Elise, quindi non so dirvi molto bene come si utilizza. Spero di averla utilizzata al meglio. E va bene, comunque, se vi piace prendetela perché ne vale davvero la pena. Viene bannata, vi dico soltanto che viene bannata il 100% delle volte. Quindi in ranked o cose del genere è difficile che voi la utilizziate. Però se c'è l'opportunità prendetela perché prendetela prima degli avversari perché se la pigliano loro abbandonate il top. Oppure utilizzate, non lo so, Shen oppure Fizz, ecco, Fizz in top contro Elise credo sia un ottimo counter. E Elise è un personaggio che vi ho detto che può essere utilizzato anche in jungle e lo utilizzerò a breve in jungle perché secondo me è spettacolare. Ha un grande crowd control con lo stun della E e soprattutto la E in modalità ragno gli permette di fare dei gank assurdi. Avete visto, l'area è abbastanza grande e ti puoi calare su un nemico. E a quel punto, se ti cali su un nemico, non serve neanche avere uno ward per il nemico. Arrivi dall'alto su di lui, non ti può neanche vedere, quindi è troppo molto forte, credo. E può essere anche utilizzata in mid, diverse volte si vede in mid. Comunque, io non ho più niente da dire. Fatemi sapere se vi è piaciuto e fatemi sapere quale altro personaggio volete vedere la prossima volta. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao a tutti, ragazzi!